Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video e questo video è un po' particolare, è un video collaborazione che sono sicura che piacerà anche a voi, un pochino anche per farmi perdonare visto che sono sparita per tutto questo tempo. Per quanto riguarda, piccola parentesi, i miei video, tornerò con tutorial e video di ogni tipo, sempre inerenti al mio canale, tornerò appunto i primi di settembre, quindi abbiate un pochino di pazienza e poi tornerò ufficialmente. Dunque, parlavo appunto di un video collaborazione. Allora, qualche tempo fa sono stata contattata da un'azienda che si chiama Jewel Candle e mi chiedeva appunto la possibilità di collaborare. Ho chiesto, ho voluto chiedere di che tipo di collaborazione si trattasse, perché io, come sapete, cerco sempre un qualcosa che sia inerente al mio canale, chiaramente. Benissimo. La parola dell'azienda, quindi Jewel Candle, vi dovrebbe far capire di che cosa si tratta. Ci sono, quindi questa azienda fabbrica delle candele con all'interno dei gioielli. Avete capito bene? All'interno di queste candele ci sono dei gioielli che vanno dai 10 ai 250 euro. Sono chiaramente avvolti in un foglio termoresistente che quindi anche a contatto con la cera calda non si alterano i gioielli. E c'è appunto, una volta accesa la candela, diciamo dopo circa un centimetro scarso, si trova appunto questo gioiello avvolto da questo foglio. L'idea mi è parsa straordinaria sia come, diciamo, come idea per me stessa che come idea regalo. Immaginate di regalare una candela, chiaramente a chi le usa, perché una candela è una persona che utilizza candele e che e di non dire che c'è appunto all'interno questo gioiello. Immaginate la sorpresa una volta che la cera si squaglia e man mano esce fuori questo foglio. La persona si chiederà che cosa c'è dentro, un po' come, avete presente i palloncini che andavano in voga qualche anno fa con dentro appunto i regali? Più o meno si tratta della stessa identica cosa. Allora, io mi sono fatta spedire la candela ed ho scelto la candela questa qui. Dunque, è, se non erro, questa si chiama True Love ed è questa, vedete? True Love, aspettate che mette a fuoco, eccola, e si trova all'interno di questo bellissimo contenitore in vetro e qui, come potete vedere, c'è il foglio termoresistente con all'interno la sorpresa. Ora, chiaramente, come potete vedere, qui c'è un anello, c'è raffigurato un anello, perché? Perché voi scegliete la vostra fragranza, ha un odore pazzesco, veramente fantastico, e una volta scelta la fragranza, c'è vicino, ci sono i vari anelli, in questo caso, che voi potrete ricevere all'interno appunto della candela stessa. In che senso? Il sito praticamente ha varie sezioni, ci sono le candele, quelle limited edition, e ci sono poi le classiche. Questa è una delle classiche ed è suddivisa in tre categorie. C'è la possibilità di poter vincere i pendenti, gli anelli oppure un paio di orecchini. Io ho scelto quella, per quanto mi riguarda, quella con un anello all'interno, però non c'è scritto, cioè non ti dice esattamente tu riceverai questo anello, ce ne sono diversi per ogni candela e poi quando lo aprirai arriverai appunto al punto esatto, vedrai che cosa hai ricevuto. C'è anche, questa candela possiede anche questo bellissimo tappo che, una volta praticamente finita la candela, può tranquillamente diventare un barattolo, solo che io non lo poggio perché purtroppo ho ricevuto la candela rotta, l'ho dovuta rincollare in maniera tra l'altro grossolana,
però ci tengo a precisare assolutamente che non è colpa loro, perché vi mostro in che modo era avvolta la candela. Molto probabilmente il corriere, che ce l'ha avuto qualche giorno, più di qualche giorno, tra le grinfie, l'ha trattato poco bene. Vi mostro la candela dove era contenuta. Ok, allora la candela era qui dentro, anche da questa parte. Vabbè, questa parte l'ho rotta io per prendere la candela, altrimenti era fatta in questo modo, come potete vedere. Ops, Jewel Candle. Nell'info box vi lascio i loro, tutti i loro dati, sia il sito internet che la pagina Facebook. Vi ricordo e vi raccomando di iscrivervi, di cliccare mi piace sulla pagina Facebook, perché loro sono, interagiscono molto nella pagina Facebook, sono costantemente appunto disponibili sulla pagina Facebook, e in più organizzano spesso giveaway, che male non fanno mai, insomma. E era contenuta qua dentro, in questo pappone grossissimo, e guardate, cioè, pieno di carta, era imballata proprio in maniera fantastica, non so se si vede bene, e poi era coperta da questo foglio, quindi non credo assolutamente, anzi sono sicura, scusate, questo non c'entra niente, sono sicura che la candela è stata rotta successivamente, quindi è stata, il vetro della candela è stato rotto successivamente, e quindi è stato rotto in mano ai corrieri. Mentre parliamo, accendo anche la candela, perché vi mostrerò anche, eccola qua, vi mostrerò anche la candela una volta squagliata, cioè la cera una volta squagliata, come prendere appunto il gioiello. Vi mostro insomma che cosa troverò, ne so, sono abbastanza curiosa anch'io. Per farmi perdonare dell'assenza, ho chiesto al sito di spedirmi un'altra candela da mettere in palio, appunto qui sul mio canale. Loro hanno accettato di buon grado, veramente carini. E la vostra candela è arrivata qui dentro, perché ho scelto una ad edizione limitata ed è stata spedita in questo modo. Allora, l'odore è meraviglioso, è qualcosa di pazzesco questo odore. Potrei stare qui ore, praticamente prima che vi arrivo a casa io ho consumato completamente tutto l'odore, che è fantastico. Allora, il vostro regalino dovrebbe essere, questo è nascosto meglio, vedete, nascosto molto meglio, però se non erro dovrebbe essere qui, che vedo una leggera, vabbè, forse in videocamera voi non la vedete, ma io qui, vedete, vedo una leggera, un leggero grigiore, dovrebbe essere il foglio termoresistente. Quindi ho deciso di, appunto, di regalarvi questa candela, anzi l'azienda mi ha fatto la carineria e mi ha dato la possibilità di potervi regalare questa candela. Siccome non so quanto ci metterà la candela a consumarsi, almeno quel pezzettino, e quindi ad estrarre, a far sì che io possa estrarre il gioiello, io sto registrando il video oggi che è martedì, ma molto probabilmente darò la possibilità, quindi lascerò aperto questo giveaway fino a domenica 31 agosto, e l'1 o il 2 tornerò con la scelta del commento. Vi spiego come funziona il giveaway. Ci tengo che vi iscriviate alla pagina Facebook, a prescindere da tutto. Il giveaway, sotto questo video dovete scrivere un solo commento e dovrete spiegarmi, secondo voi, qual è il senso della vita. È una domanda un po' impegnativa, però ci tenevo che non fosse il classico sì bella, sì ok, no non va bene, insomma queste cose così. Quindi, secondo voi qual è il senso della vita? Una volta che è terminato il giveaway, sceglierò io il commento che più mi ha colpita, che più mi ha emozionata, visto che è un tema abbastanza importante, e darò appunto in palio la candela. Quindi vi manderò questa candela, e poi mi farebbe anche piacere mi taggaste sulla pagina Facebook per dirmi che cosa avete ricevuto, che cosa avete trovato al suo interno. Poi vabbè, chiaramente dentro il pacco vi arriva anche la fattura,
forse ho fatto vedere, non ho fatto vedere, ok. La fattura, perché sennò si vede l'indirizzo, a parte che me lo sono fatto spedire in ufficio, però. E intanto qui la candela, la cera sta squagliando, quindi a breve spero di farvi vedere che cosa contiene. Vi ricordo quindi di iscrivervi alla loro pagina Facebook per rimanere costantemente aggiornati. Vi linko nell'info box sia la loro pagina Facebook che il loro sito. All'interno del sito potrete vedere tutto, quindi potrete vedere tutti i vari tipi di candele con i vari tipi di gioielli che ci sono come sorpresa. Diciamo che la qualità prezzo secondo me è molto accessibile, considerando che all'interno si può trovare appunto un gioiello che arriva ad un massimo di 250 euro. Come idea regalo secondo me è favolosa, infatti ho deciso di regalarla successivamente, acquistandola chiaramente, quindi a mie spese, a mia suocera, perché lei ama tantissimo le candele e ama tantissimo i gioielli, quindi è proprio una donna. E sono molto contenta, perché sono sicura che le piacerà tantissimo. Non gli dirò che all'interno c'è un gioiello, proprio perché voglio l'effetto sorpresa. Quindi spero di avervi detto tutto, ne sono convinta. Spero che il mio pensiero e quello dell'azienda sia stato di vostro gradimento. E mi raccomando, rispondete qui sotto questo video, valgono soltanto i commenti sotto questo video, di cos'è per voi il senso della vita. Il commento che più mi colpirà verrà premiato. Avete la possibilità di partecipare fino al 31 agosto a mezzanotte. L'1 e il 2 agosto vi comunicherò tramite un video, un brevissimo video, e anche sulla mia pagina Facebook, chi ho scelto per la vittoria. Una volta che ho scelto appunto il commento che il vincitore, vi dovrete inviare chiaramente il vostro indirizzo. Io vi spedirò la candela con il gioiello al proprio interno. Quindi vi mando un bacione, noi ci rivediamo quindi a settembre. Ci rivediamo a settembre con tantissime novità per quanto riguarda il mio canale e con l'estrazione di questa meravigliosa candela con all'interno il proprio gioiello. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao. Come potete vedere, ho spento la candela perché è arrivato appunto a livello, anche perché purtroppo col fatto che si è rotta la candela il liquido risulta essere un po' oleoso e quindi tende a fuoriuscire, perciò preferisco farlo il prima possibile. Ok, eccolo qui. Sembrano tipo gli esperimenti che si facevano quando eravamo piccini picciò. Vi mostro, adesso lo sto asciugando perché rischio di essere un pochino... Ok, è abbastanza sporco chiaramente della sostanza, della cera, diciamo, quindi... Mi scuso, diciamo, per questo caos, non era mia intenzione, purtroppo, però essendo arrivata la candela è rotta, sono costretta. Ecco, l'ho tolto e all'interno, come potete vedere, c'è questo foglio che è chiuso benissimo. Non so se mai riuscirò ad aprirlo. Quindi spostiamo, aiutiamoci con la carta, perché comunque... come vi ho accennato, una sostanza molto oleosa. Quindi vediamo cosa troviamo. Do una piccola sciacquatina alle mie mani e poi vi mostro che cosa ho trovato. Ok, lo apro quindi insieme a voi. Eccolo qui. C'è una bustina di queste qui in plastica che hanno, vedete, sono chiuse, un po' come quelle dei gioielli che acquistiamo noi, e vediamo che cosa abbiamo trovato. Io già lo vedo e sono contentissima. In questo periodo sono molto sentimentale, quindi ho scelto il vero amore. Allora, facciamo scivolare la mia sorpresina. Ti prego, esci, che ho le mani sporche, non mi va di toccare l'interno. Eccola, guardate che, ecco qua, è uscita la mia sorpresina. Mi pulisco le mani così la posso prendere tranquillamente.
risulta essere un po' sporca, ma insomma credo che l'acqua andrà via. Ed è un anello sterling silver ed è precisamente, lo indosso, questo qui. Aspettate che tolgo l'altro che ho. Ed è bellissimo. È un periodo che sono impazzita con gli anelli, sperando che ora metta a fuoco. Aspettate. Metti a fuoco, ti prego, mostrati. Oh, mostrati. Eccolo qua. Ed ha un cuore, eccolo, ha un cuore come potete vedere in argento, cioè colore argento, che è questo qui. E un altro tempestato, diciamo, di brillantini. Ed è veramente stupendo. Il retro è fatto in questo modo. Aspettate che sposto. Quindi vedete, è molto solido come anello ed è veramente bello. Cioè, vi posso assicurare che è stupendo. È proprio ben fatto. Quindi vi ho mostrato appunto il mio regalino. Ora lo vado a sistemare, a pulire bene. E niente, vi aspetto con le risposte. Ciao!